Benvenuta nel tuo laboratorio. Porca puttana, lo state vedendo anche voi? Ehi? Sei troppo in profondità, non c'è segnale. Sta a te raccogliere più informazioni che puoi. Questo posto è assurdo. Una casa dentro l'altra. Ho riconosciuto alcuni vecchi esperimenti che forse vuoi rivedere. Spero che riempiranno la tua visita. Porta d'ingresso bloccata. Richiesta attivazione chiave. Cazzo. Forse gradiresti fare due passi in giardino, Sky? Beh, non ci è voluto molto per trovare un cadavere. Ada. Che strano. Sky Larsen non sembra un tipo che ama i cuccioli. CTOS AR, data reconstruction in progress. Portami dentro. Sono stanca. Restiamo ancora un po' nel gazebo. Non è bello essere di nuovo a casa? Questa non è casa mia. È una mostruosità. Mi dispiace che non ti piaccia, madre. È stato un grande progetto. Uno spreco di denaro è stato. Perché tutta questa fatica per un'impresa così stupida? Ok, so che hai paura. L'avrei anch'io. Ma non ti lascerò finché non starai meglio. Meglio? Ora vuoi saperne più dei dottori? Non posso stare meglio. Stupido braccialetto. Ecco. Cosa stai facendo? Non sei più all'ospedale. Basta, dottore. Ora sarò io a occuparmi di te. Qualcuno ha lasciato un codice di accesso sul braccialetto. Forse apre la porta d'ingresso. CTOS AR, data reconstruction in progress. La mappatura neurale è perfettamente sicura. Che cos'è che non capisci? Ho detto di no ed è no. Non voglio sentire ragioni. Sono stata al garage. Ho visto che cosa hai fatto ad Ada. Ada è viva e sta bene! E la chiami vita? Sky, come ti vengono queste idee orrende? Non diventerò un'altra delle tue creazioni malate. Malate? Pensi che io sia malata? E com'è successo secondo te, eh? Sky, ascoltami. La decisione non è tua. Te lo vieto. E sono ancora tua madre. Mi dispiace, Sky. Temo di aver smaltito gli alimenti deperibili. Cosa? Mi dispiace, Sky. Nome esemplare? Ada. Specie? Border Collie. Aggiornamento status neurale? Viva e vegeta. Fanculo. Come si può fare una cosa simile a un essere vivente?
Ecco, brava piccolina. Forse gradiresti andare di sopra. Molti ricordi di sopra. CTOS AR, data reconstruction in progress. No, niente farmaci. Come osi? Fatto. Non è stato tanto male, no? Come osi? Tutto sotto controllo. Sono qui, sei a casa. Questa non è casa. Questa non è... Forse gradiresti andare di sotto? Con gli altri? Forse gradiresti unirti a gli altri? Dov'è il codice per questa porta? Desideri schiacciare un pisolino? Posso abbassare? Le luci. La camera di Sky sembra così normale. Dai brividi. Stai entrando in un'altra delle tue creazioni malate. Bugly, ma che cazzo è? CTOS AR, data reconstruction in progress. Mappatura neurale conclusa alle 13.27. Soggetto deceduto alle 13.29. 2 minuti di deterioramento post-scansione. Ho un grande miglioramento rispetto ai primi tempi. Considerati fortunata, madre. Pronti per l'eliminazione neurale?
Sky Larsen. Ora entra nella mia stanza. Stai entrando in... I dati di chi occupava questa stanza sono stati danneggiati. Primo giorno della procedura di eliminazione neurale. Il primo soggetto è Sinead Larsen. Attivazione ora. Sky! Dove sono? Non ci vedo! La lucidità del soggetto conferma ciò che vedo dal codice. La mappa neurale è intatta e funzionante. Soggetto? Inizieremo ora a eliminare le linee di codice. Cosa? Perché? Oh mio Dio! Mi hai disobbedito! Basta, madre. Amore, ti prego, non fare questo alla tua vecchia mamma. Lasciami morire in pace. Non mi hai mai creduto. Ma adesso lo farai. Giorno 2. Il fascio motorio è completamente inutile. Seleziona tutto e cancella. Mi sento male. Giorno 12. Per ora preserviamo il codice limbico. La risposta emotiva è affascinante. Ti prego! Giorno 20. Ora passo al lobo frontale. Il mio nuovo sistema di sicurezza non avrà alcun bisogno del pensiero autonomo. Sky, ti prego, se solo capissi il dolore. Codice temporale. Funzioni verbali diminuite. Giorno 29. Finalmente cancelliamo il codice limbico. Come posso esserti utile, Sky? Accendi e spegni la luce. Molto bene. Suona un po' di musica. Sai che mi piace. Ottimo. Credo che questa nuova soluzione potrebbe funzionare. Che ne dici? Cristo, la nuova frontiera del matricidio. Spiega tutto. Prende un cervello umano con le caratteristiche che le servono e lo lobotomizza finché non ne ottiene il controllo. È preoccupante. Ti prego, aiutami. Quindi sapevi che non ero tua figlia? Volevi mostrarmi ciò che ti ha fatto? Sì, benvenuto. Non ti conosco. Non ci vedo. Ho paura. Sto cercando tua figlia. Puoi aiutarmi? Sì. Devi aiutarmi. Non voglio vivere così. Sky è perversa. Se solo capissi il dolore. Aspetta, dimmi se ho capito. Mi dirai dove si trova Sky se pongo fine alle tue sofferenze? Sì. Lasciami morire in pace. Come?
Ho ricevuto le coordinate e un messaggio che dice solo grazie. Ora ce ne possiamo andare da qui? DedSec, ci siete? Naut. Sono di sopra. Raggiungimi quando puoi. Hai visto cosa c'era in fondo a quelle scale? Sì, sua madre mi ha supplicato di... Ma non ho potuto. Ora sapete cosa c'è in ballo. Sta per lanciare Daybreak. Se non la fermiamo, moriranno a migliaia. E non moriranno e basta. Sky le torturerà per sempre. Sua madre mi ha rivelato dove si trova. Possiamo scovarla. Davvero? Fantastico! Allora vi siete decisi? La prenderemo. Tu guardaci le spalle. Perfetto. Lo spazio aereo di Londra è riservato. È severamente vietato l'uso di droni personali. Occhi aperti. Beh, direi che la missione che ora ho chiamato Operazione Traumatizziamoci Tutti nel Dungeon dei Divertimenti di Sky Larsen è stata un vero successo. E ho appena decodificato la posizione del suo nascondiglio segreto. Andiamoci allora. E ovviamente abbiamo ricevuto un videomessaggio da Sky Larsen. Vediamo. Non so chi ti credi di essere o cosa pensi di aver visto in casa mia. Ma ti avviso, vattene. Ho dato la mia vita a Daybreak e non lascerò che una nullità me lo porti via. Io ti troverò e renderò la tua vita molto, molto difficile. Perché posso permettermelo. Tu puoi? Come cazzo ha fatto a trovarci? Sky Larsen ha costruito una casa automatizzata gestita dalla versione digitale lobotomizzata di sua madre. E questa è la parte che trovi incredibile? Forse sua madre se lo meritava. La mia se lo meriterebbe. È spaventata. Non ha altri motivi per minacciarci. Sky Larsen vs. DedSec, primo round. Una potenziale recluta per te. Ti do la posizione sulla mappa. Immagino che ce ne siano ancora. Cazzo, un drone da combattimento mi sta addosso. Eccoci arrivati a destinazione, il complesso Bloom. Per tutto questo tempo si è nascosta alla Bloom. Da quando Larsen ha venduto me a Bloom, ha mantenuto ottimi rapporti con la compagnia. Sempre meglio, devo dire. Dobbiamo trovare l'area del campus dove si nasconde Larsen. Prova a recuperare dei dati dai server della Bloom. Ci penso io.
Sono lieta di mostrare tutto ciò al consiglio di amministrazione. La struttura sarà un'estensione del mio laboratorio di informatica quantistica e ospiterà alcuni progetti che preferisco non affrontare in questa presentazione. Si tratta di una proprietà di grandissimo valore. È come se voi tutti aspettaste che ne facessi buon uso. Larsen è proprio fissata con i laboratori sotterranei. Incredibile. Trova un ascensore che ti porti giù da lei. Cos'è stato? È un'interferenza sul drone, lo blocco. Per controllare. Indico l'ultima posizione del bersaglio. Da un'occhiata. Si trova! Fantastico!
Controlla upload neurale. 90% non basta. Caricamento processore temperatura. Merda, si sta caricando online. Cristo, è a un passo dal diventare immortale, cazzo. Se non blocchiamo quell'upload, non potremo mai più fermare né lei né il suo progetto dei break. Amico, hai scoperto una miniera d'oro di dati. Recupererò quello che posso mentre tu salvi il mondo. Suggerimenti? L'upload neuronale era indirizzato attraverso dei computer quantici in questo laboratorio. Se li hackeriamo, impediremo a quella psicopatica di diventare un'IA di livello inimmaginabile. Ma non voglio farti pressione. Cos'è stato?
Qubit in scorrelazione, connessioni deviate. Non è un incidente. Sei qui, vero? Non hai ascoltato il mio avvertimento. Cosa stai facendo? Deviazione accesso memoria. Devi stare alla larga. Stai commettendo il più grave errore della tua vita e la pagherai molto cara. Basta, per favore, prima che sia troppo tardi. Riavvia l'upload. Avanti, riavvia l'upload. Sicurezza al laboratorio quantistico. Sicurezza al laboratorio. Codice rosso. Ascoltami, quello che hai visto nel mio laboratorio non è altro che la prima fase di un esperimento molto importante. Potrebbe non piacerti, ma Daybreak è il futuro della specie umana. L'unico futuro davvero. Ma lo vedi? Corruzione, cambiamento climatico, rischio nucleare, l'umanità è condannata all'autodistruzione. Ma Daybreak può cambiare tutto. Tu devi aiutarmi a fare il prossimo passo dell'evoluzione umana. Salveremo delle vite. Possiamo elevarci. Dedesec, lo vedete anche voi? Sta morendo. Hai portato un'amica, vedo. Tutte quelle persone uccise. Le hai torturate solo per salvarti la vita. Sei patetica! Non si tratta di me. Con la nostra mente McCloud, l'umanità può sopravvivere ai disastri naturali. Possiamo essere salvi, liberi e felici per sempre. Non te ne frega un cazzo dell'umanità! Sei una psicopatica viziata che piscia in testa a tutti, sua madre inclusa.
Hai ancora tempo per rimediare. Riavvia il mio upload. Lasciami vivere, così continuerò con il mio lavoro. Ehi, non credere a una parola di quello che dice. Disattiva il supporto vitale e facciamola finita. Qualunque cosa tu decida, non ti può fermare, e io nemmeno. La scelta è soltanto tua. Sì, fai la cosa giusta. Ti prego. No! Ti prego, non farmi questo. Non voglio morire. Fiera di te. Non ti resta che farti dei selfie col cadavere, ma in fretta, la sicurezza sta arrivando. Fai attenzione. Che è successo? Ditemi qualcosa, oh! È finita. Larsen è morta. Era ora, cazzo. Una bugiarda in meno al mondo. Eppure, non riesco a smettere di pensare alle IA che ha creato. Lobotomizzate, schiavizzate. Merda. Faremo tutto quello che andrà fatto. Assieme. Non diventiamo sentimentali. Questo è un rapporto professionale. Manteniamolo tale. Ci si vede. È stato fantastico. Questa cosa del DedSec fa per me, lo so. Non ti avremmo reclutato se avessimo pensato che sei facile da uccidere. O che sei incompetente. Sì. Bugly, tu sei una versione beta venuta male, vero? Non fare troppo caso a Bugly. Ottimo lavoro.
Odio mettere da parte Mary Kelly mentre continua a distruggere vite con quei microchip. Ma per ora non abbiamo scelta. Allora forse è meglio concentrarsi sull'elefante nella stanza. Nigel Cass, guerrafondaio milionario e attuale CEO di Albion, la nostra orda metropolitana di cattivi. Nigel Cass è quello che più ha sfruttato le bombe a proprio vantaggio. Istigare la gente a resistere è bello, ma non basterà ad allentare la presa di Albion su Londra. Non finché c'è Cass. Sì, ci ho pensato anch'io. Se vogliamo che i mercenari la smettano di camminarci in testa, dobbiamo occuparci del loro leader. Quindi, qual è il piano? Bagley ha rilevato un possibile varco nelle difese di Cass. Un ex dipendente ed ex amico che ce l'ha con Cass. Ci farebbe comodo se lo convincessimo a lavorare con noi. Vieni al rifugio, ne parleremo. Ciao, cuore tenero. Mi sa che mi stai contagiando perché ho solo voglia di dire ottimo lavoro. Sono felice di potermi fidare. Potete usare gli Hub 404 e completare gli incarichi. Io sarò là fuori a fare ciò che è giusto e spero di rivedervi presto. Ci si vede. Il gigante dell'IA Brokatek ha annunciato oggi l'annullamento di Daybreak, la tecnologia di mappatura che avrebbe consentito la vita eterna. Un portavoce ha detto alla stampa che la decisione è stata presa per rispetto della memoria della fondatrice dell'azienda, la scomparsa Skye Larsen. Il futuro dell'azienda dopo la morte della illustre leader è ancora avvolto nel mistero. Come andiamo? Mi sono sistemata nel vostro rifugio, spero non vi dispiaccia. Il crimine non si ferma, e nemmeno io. Ci sono altri casi da risolvere, se avete voglia di aiutarmi. Ci penso io. Eccellente. Ho passato un caso a Bagley. Te lo illustrerà lui. Sorpresa, sorpresa. Tra il lavoro con il 404 e la ricerca degli orrori neuromappati di Skye Larsen, mi serviva proprio un nuovo ufficio. E mi servirebbe anche il vostro aiuto. Ho saputo che un taxi ha messo sotto qualcuno. È successo da un po', ma i media non ne parlano. E mi interessa perché? Vedi un po' tu. Tutti i taxi di Londra sono a guida automatica, no? Sono controllati da un'IA. Il clan Kelly è... Ehi, tutto ok? Io? Oh, non sto nella pelle dall'orgoglio. Abbiamo trasformato una banda di miscredenti in un marchingegno ben oliato. Verissimo, ma non è finita, ok? No, ma miglioriamo di giorno in giorno. Se non altro abbiamo dimostrato che tutto il mondo ha bisogno del DedSec, non solo Londra.
Ciao. Ehi, come va? Non riesco a togliermi dalla testa il laboratorio di Sky. Già. Uccidere le persone per utilizzarne la mente, inclusa tua madre. Follia pura. E anche peggio di così. Ha ammazzato i corpi, ma le coscienze erano ancora vive. Immagina di essere in trappola, in una scatola buia, senza poter far niente. Neanche morire in pace. Tutte le persone neuromappate dalla Larsen hanno fatto quella fine. Non ci avevo pensato. Hai ragione. È atroce. Non lo farei neanche al mio peggior nemico. E lei lo ha fatto a persone innocenti. Per il suo ego e per soldi. Bene, parliamo di Albion, l'unica organizzazione britannica che è riuscita a superare il governo in materia di oppressione del terzo mondo. Sotto la guida di Nigel Cass, un uomo che i media di parte definiscono un carismatico visionario e Amnesty International un criminale di guerra, Albion ha avuto carta bianca per riportare l'ordine in città dopo gli attentati. Come se non fosse già losco. Infatti, un motivo di più per scoprire un modo per colpire Cass. Un modo c'è, si chiama Hamish Bolaji. Nato a Londra, a 14 anni Bolaji ha ricevuto una borsa di studio della Cass Foundation con tanto di tutoraggio da parte dello stesso Cass. A 16 anni Bolaji ha progettato la prima flotta di droni per Cass, il quale ha rinviato il lancio di una settimana per farlo coincidere col compleanno di Bolaji. Cass sembra una figura paterna per Bolaji. Perché dovrebbe aiutarci? Hanno litigato dopo un incidente sul delta del Nilo 3 anni fa. Un dossier insabbiato sulle violazioni di diritti umani accusa Cass di aver ordinato un attacco di droni su un villaggio che si opponeva alla costruzione di un oleodotto, ma qualcosa è andato storto. Si pensa che Bolaji sia stato il sabotatore. Da allora è latitante, ma i dati di tracciamento rivelano che è riapparso a Londra. Cazzo, cerca redenzione come con i manifestanti. Ha progettato la flotta di droni di Cass, credo stia cercando di disarmare Albion. È bravo a coprire le sue tracce, ma direi che hai ragione. Sfortunatamente, secondo un rapporto di Albion intercettato dalla nostra amica Caitlin Lau, anche Cass sa che Bolaji è a Londra. Il da farsi è chiaro. Prendere contatto con Bolaji prima che lo trovi Albion e convincerlo che Cass è il nostro nemico comune. Quindi questo tizio è la nostra unica occasione di fermare Albion e scagionarci. E il più grande esercito privato del mondo lo vuole morto. Niente pressioni, eh? Ci è voluto un po', ma ho ristretto l'area nella quale dovrebbe trovarsi Hamish Bolaji. Ho inviato le coordinate al tuo Optic. Ascolta, no, calmati. Ascoltami, ti prego, per favore, calmati, d'accordo? Nell'episodio di oggi di Upload parleremo di come Bugly sia riuscito a conquistare tutta Londra. È uno dei miei argomenti preferiti. Potrei parlare del successo di Da
Baccanir Radio, questa è la talpa. Salve ribelli, siete comodamente seduti? No? Bene, meglio così, inizia la talpa. Io sono Andy e qui con me a raccontarvi le ultime schifezze della Gran Bretagna.